Benvenute e benvenuti al webinar Löscher e Danna dal titolo Temi del Novecento, la parodia. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza, promossa dalle case editrici Löscher e Danna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga alla chiusura delle scuole. Interverrà Gino Tellini, professore emerito di letteratura italiana presso l'Università di Firenze. Insegna dal 1994 letteratura italiana al Middlebury College negli Stati Uniti. Ha tenuto seminari presso numerose università in Italia e all'estero. Per Danna è coautore, assieme al professor Bruscagli, della letteratura italiana Il Palazzo di Atlante. Non mi rimane che augurarvi buona formazione. Grazie Erika, buonasera a tutti, buonasera a tutti, mi fa piacere essere qui di nuovo con voi. Il tema della conversazione di questa sera è la parodia. Temi del Novecento, la parodia, quindi parleremo della parodia nell'ambito del Novecento. Ecco, al solito io ho messo così molta materia nelle slide. Forse non faremo in tempo a vederle insieme tutte, e però mi fa piacere che poi possano rimanere a vostra disposizione un materiale che potete utilizzare poi con calma con i vostri studenti. A me adesso interessa così dare alcune linee preliminari di orientamento. Questo è il sommario e come vi dicevo c'è molta, molta carne al fuoco, qualche parola di premessa. Poi vedete in verde ho messo tre differenti tipologie di parodia. La parodia come rovescio e vedremo poi come si caratterizza. E consideriamo Carducci, Primo Levi, D'Annunzio e altri autori. Poi la parodia come caricatura e anche qui vedremo alcuni autori. Poi la parodia come gioco di parole, ecco, sarà per ultimo e vedremo qualche esempio, qualche esempio. Quindi vediamo un po' la premessa. La nostra letteratura ufficiale, diciamo così, quella che si insegna a scuola, quella ufficiale, è una letteratura molto seria, molto aristocratica. Aristocratica nel senso di libresca, è una letteratura anche raffinata, è una letteratura scritta in una lingua aulica, per molti secoli, per molti secoli. Ecco, è una letteratura di timbro lirico-petrarchesco, alfieriano-leopardiano, tanto per intendersi. Ecco, questa è la grande linea della nostra letteratura, che è una linea altamente nobile, ecco. Però dobbiamo riconoscere che è seria e tragica, e tragica. Ed è una letteratura gestita spesso e volentieri da accademici, da ecclesiastici e professori, non è popolare. Ci sono professori oggidì a tutte le porte. Ricordate, è un verso della canzonetta che si intitola E lasciatemi divertire di Palazzeschi. Ecco, in questo tipo di letteratura parlare di parodia significa dare ascolto a voci dissidenti, a voci diverse, a voci trasgressive che non stanno al gioco di questa serietà ufficiale e istituzionale. Significa quindi scoprire aspetti ludici, ironici, giocosi, burleschi, che sono tanti nella nostra letteratura, però sono anche spesso, come dire, soffocati o dimenticati da una prassi scolastica, da una consuetudine scolastica che è più portata alla serietà pedagogica dell'insegnamento, piuttosto che alla leggerezza del divertimento. Attenzione, ho messo divertimento, divertimento. Divertimento è parola significativa. E qui, scusate, ho messo un aforisma di Oscar Wilde. La vita è troppo importante per essere presa seriamente. Ma attenzione, divertimento. Divertimento, divertire, dal latino divertere, è volgere altrove, deviare, indirizzare attenzione verso aspetti diversi
della realtà. Divertimento in questo senso. Attenzione, non come gioco, come evasione, come dimenticanza di noi stessi e del mondo. Divertimento vuol dire guardare la realtà da un altro punto di vista. Diverso è fratello, da un punto di vista etimologico, di divertente. Nascono entrambi dalla medesima radice latina. Quindi, nel senso di riscattare cose e parole dalla passività dell'abitudine e dell'assuefazione. Quindi il divertimento è una forma importante, abito a guardare la realtà con occhi diversi, da un diverso punto di vista, quindi a un arricchimento di conoscenza. Altra cosa è il gioco come evasione, come dimenticanza di noi e della realtà. Seguendo il filo della parodia si può scoprire un'altra letteratura. La nostra letteratura, e se ne può scoprire un'altra, che so, ma fin dalle origini c'è i comici del 2 e 300 e poi la letteratura nenciale e poi della tradizione nenciale e poi l'antipetrarchismo burchiellesco del 400, l'antipetrarchismo bernesco del 500 e poi via via per tutti i secoli. È una contro letteratura eccentrica, non allineata, irregolare, fuori binario, potremmo dire. Ed è anche accesa da pulsioni ludiche. Ma attenzione, non sempre, la parodia può essere anche seria, e vedremo proprio un esempio subito di parodia seria. Fatto sta che è un'altra letteratura che merita rispetto. È importante, anche se a scuola di solito non si fa, non si può fare tutto, naturalmente. Non è che sto dicendo che si devono sovvertire i parametri. No, no, per carità. Sto facendo delle semplici considerazioni. È importante quest'altra letteratura perché il riso fa buon sangue. Qui è mi casca a proposito una frase di Paraschisi: il riso è il profumo della vita in un popolo civile. È il sorriso, l'umorismo, la leggerezza, è segno, sono segno per Paraschisi di alta civiltà. Il riso aiuta a cambiare l'aria nella stanza. Il gioco è una cosa seria, il gioco nel senso di divertimento. Invita a guardare il mondo da un'altra prospettiva, da un'altra prospettiva. Ecco, dicevo tre tipologie. Devo andare avanti perché il tema mi appassiona. Invece devo andare avanti. Tre tipologie. Le tipologie delle parodie, le parodie possono essere di tanti generi, quanto mai differenziate, quindi solo per comodità espositiva, ne segnalo tre, non che sono tre tipi, ne segnalo tre, sono quelle così più evidenti. Non so se sono le tre più diffuse, certo sono le più facilmente riconoscibili. Non mi piace, così come dire, la critica letteraria alla francese, dove dice, ma sono tre e mezzo, sono 4 e 20. Possono essere tante. Io ne parlo di quella come il rovescio, come dicevo, la caricatura e i giochi di parole. Vediamo un po'. Il rovescio è semplice. Viene adottata la tecnica dell'abbassamento. Il modello originale viene capovolto con un rovesciamento dall'alto al basso, con un controcanto dissonante che traspone i dati originari, che sono di solito di tensione estetica o etica o ideale, ecco, vengono portati su un piano basso, terrestre, disabilito. C'è un famoso esempio, qui noi non ne parliamo perché parliamo del Novecento, ma è un famoso sonetto di Pietro Bembo, siamo nel primo Cinquecento, è Crin d'oro Crespo, è uno dei sonetti più celebri di Bembo, che stabilisce il canone della bellezza femminile, è la donna. Una giovane donna bionda, il segno della bellezza. E Francesco Berni fa la parodia, Chiome d'argento fino. Sembra anche il sonetto di Berni è ricalcato su quello di Bembo, sembra una imitazione, invece è il rovescio
all'ultimo, nel sonetto di Berni, dal sonetto di Berni non emerge una giovane, bellissima, donna bionda, ma emerge una vecchia Elaida, Elaida dai capelli bianchi, chiome d'argento fine. Questo il rovescio. La caricatura è quello che si intende per caricatura. E quando si dice alla maniera di, viene adottata la tecnica del rispecchiamento speculare. Si imita lo stile. Lo stile. Si stabilisce una massima aderenza formale tra originale e ritratto, tra modello e parodia. Si tratta però di un rapporto smaliziato, allusivo. Può essere fatto con affetto cordiale oppure anche con cattiveria, come le caricature. La parodia in questo caso esagera le caratteristiche e i dati fisionomici dell'originale per esasperarne il profilo e dunque anche il significato, è proprio come in una sorta di caricatura. Appunto, appunto. E la terza tipologia sono i giochi di parole. Viene adottata la tecnica del bisticcio verbale, del gioco, della freddura, ecco, della freddura. Il modello viene richiamato e alterato con giochi di parole. Dopo vediamo qualche esempio. Si può passare da casi più semplici. Il barbone rampante. Ecco, basta cambiare una lettera rispetto al titolo del romanzo di Calvino. Oppure ci sono casi più elaborati. Il maestro, in questo caso, è un grande scrittore del nostro Novecento, come Achille Campanile. C'è, per esempio, La Quercia del Tasso, è un brano di un paio di pagine, esilarante, straordinario, proprio tutto fondato sui giochi di parole. No, però, vedremo soltanto i casi così più semplici. Incominciamo con la prima tipologia, il rovescio, e incominciamo con due autori, il Carducci, grande. Grande poeta, anche se negli ultimi decenni le sue quotazioni a scuola sono calate. E l'altro è Primo Levi, ne abbiamo parlato insieme qualche giorno fa, anche proprio di Levi poeta. Ricordate Levi e la chiarezza della scrittura. E di Carducci un sonetto famoso, Il Bove. Rime Nuove, 1887. Il Bove a suo tempo era un sonetto, un classico. Era in tutte le antologie, un sonetto famoso, oggi è un po', come dicevo, un po' in calo. Leggiamolo insieme. Tamo, o Pio Bove, emite un sentimento di vigore e di pace al cor mi infondi. Oh, che solenne come un monumento tu guardi i campi liberi e fecondi. Oh, che al giogo inchinandoti contento lagi l'opra dell'uomo grave secondo. Ehi t'esorta e ti punge, e tu, col lento giro dei pazienti occhi, rispondi. Dalla larga narice umida e nera fuma il tuo spirito, e come un inno lieto il mugghio nel sereno aere si perde, e del grave occhio glauco entro l'austera dolcezza si rispecchia ampio e quieto il divino del pian silenzio verde. È un sonetto sul quale è facile dire male. A me commuove questo sonetto perché dobbiamo pensare a quell'Italia subito dopo l'unità, quella piccola Italia piena di problemi, di inquietudini, di incertezze, di insicurezze e il nostro Carducci che cerca nei valori tradizionali di dare una identità unitaria a questo paese che ha raggiunto l'unità politica solo da poco, un paese per secoli frammentato e diviso, ora da poco unito. E si tratta di fondare questa unità su una identità, su una identità legata alla nostra tradizione, legata al lavoro dei campi, all'etica del sacrificio, all'etica del dovere. Si può discutere di tutto questo, però c'è, come dire, una onestà di fondo con il recupero della classicità. Non so, negli anni del fascismo sarebbero stati fatti pasticci ben più gravi, ben più gravi. Qui davvero è un'Italia onesta,
magari ipocrita, per carità, ma è una bella Italia questa, carducciana. Pensiamo che poi sarebbe diventata un'Italia d'annunziana che non era migliore, ecco, di questo. E questo è il Bove, ecco qua, Primo Levi, Pio, guardate, l'aggettivo, Pio Bove vuol dire mansueto, vuol dire mite, ma anche con un che di sacro, c'è in questa immagine del Bove una forma di sacralità del lavoro. Pio Bove un corno, Pio per costrizione, guardate il titolo è Pio, Pio contro voglia, Pio contro natura, e mi avete costretto a essere Pio, Pio per Arcadia, ossia, ecco sì, per questo idillio, Pio per eufemismo, ci vuole un bel coraggio a dirmi Pio, attenzione, è il Bove che parla. E che si rivolge al poeta del sonetto. Ci vuole un bel coraggio a dirmi Pio e a dedicarmi perfino un sonetto. Pio sarà lei, professore. E si rivolge a Carducci. Dotto in greco e in latino. Beh, vi ricordate davanti a San Guido, premio Nobel che batte alle chiuse imposte coi ramicelli di fiori. Vi ricordate Adagni, il rime e ritmi, lui, l'anziano poeta, che va a battere alla finestra della giovane amica, in mancanza di meglio, mentre io mi inchino al giogo, pensi quanto contento fosse stato presente quando m'hanno reso pio, le sarebbe passata la voglia di fare i versi e a mezzogiorno di mangiare il lesso. Il lesso è un'altra citazione carducciana, sempre davanti a San Guido. O pensa che io non veda qui sul prato, il mio fratello intero, erto, collerico, il fratello è il toro, che con un solo colpo delle reni insemina la mia sorella vacca. Oi Geval, è un'esclamazione in lingua iddice, in lingua degli ebrei, è inaudita violenza, la violenza di farmi non violento. Questa è una parodia di un testo famoso. È scritta anche da un grande poeta, non è un parodista, Primo Levi. Primo Levi è un grande scrittore. E questa è una parodia indignata, non fa ridere, non sempre la parodia fa ridere. Ci sono tanti tipi di parodia, ma guardate, questa dissacra e fa a pezzi il modello di Carducci. Ma dice, ma ecco, io questo vorrei dire, ma io quando leggo poi il sonetto di Carducci mi commuovo ugualmente, come mi commuove questa parodia di Primo Levi. Carducci ha la sua, quel sonetto ha un suo valore e un suo profondo valore a questo di Primo Levi. Uno esperto di che cosa significa la violenza, uno come inaudita violenza, la violenza di farmi non violento, e dalla parola al Bove, del Bove che parla. Ora, non insisto, ma mi sembra un esempio significativo. Perché? Perché la parodia ci fa davvero leggere quella realtà, che è una realtà, io credo, autentica, quella di Carducci. Quella realtà autentica ce la fa leggere da un'altra prospettiva altrettanto autentica e quindi ci mette di fronte a una tensione conoscitiva, è un arricchimento interiore, io penso, Batte alle chiuse imposte, rinvia al componimento, come dicevo, ad anni, rime e ritmi, e batto alla chiusa imposta con un ramicello di fiori, dice il testo di Carducci. E l'esclamazione dice che esprime dura e impotente protesta. Ecco, questo non l'avevo detto. È la protesta di uno che sa che non ci può far nulla, impotente. Guardiamo, c'è parodia e parodia. Prendiamo D'Annunzio, un grande testo di D'Annunzio, ed è La pioggia nel pianeta, davvero un capolavoro, e vediamo due diversi tipi di parodia. Una parodia che fa Luciano Folgore,
che un poeta ragguardevole, e questa di Luciano Folgore è una parodia giocosa. Guardate, Luciano Folgore è della classe dell'88, la classe di Ungaretti. È un notevole poeta dell'avanguardia, futurista, con libri importanti in ambito futurista. Poi diventa parodista, ma non esclusivamente parodista, continua a essere poeta. Diventa parodista dopo la guerra, dopo la grande guerra, con Poeti contro luce del 22. Vediamo una parodia giocosa di Luciano Folgore, poeta ragguardevole, e una parodia non giocosa, seria, di Montale. Prima, per apprezzare la parodia, bisogna richiamarci all'originale. E l'originale è forse il capolavoro di D'Annunzio alla pioggia, nel Pineto, non sto a leggerla tutta, soltanto pochi versi, ma per entrare nel clima di questa bellissima poesia. Piove sulle nostre mani ignude. Immaginate, è in piena estate, in una pineta, entrarci con i guanti, no? È chiaro che le mani sono ignude, ma questo ignude però dà un fremito di sensualità. Piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri. Il 5 dovrebbe essere di là, è il verso 5, freschi pensieri, che l'anima schiude novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. È il verso 10, oh Ermione, il verso 11 è andato via. Mi raccomando sempre di rispettare l'impaginato, ma è inutile. Ecco, è una grande poesia La pioggia nel Pineto, questa sinfonia, questa orchestrazione, questa idea di poesia come incantamento dei sensi, come incantamento irrazionale. Ecco, il rapporto diretto con la natura, rinfrescata e come rigenerata dalla pioggia, invita all'amore, il poeta e la fanciulla, il poeta che è il grande regista. Taci sulle foglie del bosco, non odo parole che come dire, zitta, ci penso io a fare tutto. Anche i loro pensieri sono freschi, come si legge nel verso 5, cioè appena sbocciati nell'anima, che è rinata anch'essa l'anima, ha nuova vita, i freschi pensieri che l'anima schiude, come il paesaggio e la pineta, è una rigenerazione, è una metamorfosi, è una rinascita. La favola bella è il sogno vorace e fantastico dell'amore, che è vagheggiato con la consapevolezza che si tratta di un'avventura passeggera. Questo caratterizza anche la poesia di D'Annunzio, oltre che la sua anche biografia come opera d'arte. Un'avventura passeggera è una breve illusione, una breve illusione. Ecco, è un testo davvero che ha commosso intere generazioni di italiani, La pioggia del Pineto, e le parodie sono tante. Carducci, che era un grande poeta, è stato oggetto di tante parodie. Un libro intero è stato dedicato da un poeta, tutte parodie di testi carducciani. E Carducci era contento. Essere oggetto di parodia, Carducci diceva, è segno di notorietà, vuol dire che sono famoso e aveva ragione. Così anche la pioggia del Pineto, oggetto di tante parodie. Vediamo questa del 1922 di Luciano Folgore, La pioggia sul cappello. È molto lunga, noi leggiamo insieme pochi versi per sentire la musica. Questo è il libro, guardate, Poeti contro luce, è del 22, dove si legge questa parodia. E qui in copertina c'è l'elenco dei poeti che sono parodiati. E piove, a dirotto, da tutte le nubi. Piove dai tubi sfasciati dell'acquedotto del cielo. Piove sui cani spelati, piove sul melo e sul tiglio, piove sul padre e sul figlio, piove sui putti lattanti, sui sandali rutilanti, su Pegaso bolso, sull'oriolo da polso. Guardate l'ironia delle rime. Piove sul tuo vestitino, che m'è costato un tesauro,
Piove sulla salvia e sul lauro, sulle erbette e sul rosmarino. Non è che le tamerici salmastre e darse, le erbette e il rosmarino. Piove sulle vergini schive, piove su pasi febbacco, piove persino sulle pive nel sacco. E piove soprattutto sul tuo cappello distrutto, mutato in setaccio, che ieri ho pagato e che adesso è uno straccio. O Ermione che scordi a casa l'ombrello. Nei giorni di mezza stagione. Questo è un libro importante Fulco. Ecco, si prende in giro il mondo mitologico. Perché uno dice, beh, questo è uno scherzo goliardico. D'accordo, uno scherzo goliardico, ma è uno scherzo goliardico che ci comunica varie cose. Per scherzo sul mondo, per non siamo. Intanto l'importanza della mitologia in questa restaurazione classicistica operata prima da Carducci e poi da D'Annunzio. Si prende in giro il mondo mitologico che è caro a D'Annunzio e alla sua ispirazione panico-pagana, e si coniugano insieme Ermione, Pegaso, Pasi, Febacco. Con che cosa si coniugano insieme? Con i cani spelati, con l'oriolo da polso, con le pive nel sacco. È proprio un modo per fare collidere la classicità mitologica e la quotidianità più banale in un universo non più estetizzante e prezioso, ma davvero è un universo da supermercato e di, con tutto il rispetto per il supermercato, e di carta velina, e di carta velina. La pioggia non è più una gaudiosa sinfonia naturale, è questa metamorfosi arborea. È una quetta uggiosa che infradicia. Questo è il vittoriale, il grande D'Annunzio. La voce poetante nella parodia non più ammaliatrice, taci. No, si è immeschinita la voce dell'io poetante. Pensa al vestitino della madre, che è costato un tesauro, e pensa anche al cappello di lei, ridotto a uno straccio. L'incanto della metamorfosi arborea si è dissolto in un'incolore scenetta piccolo borghese, in cui l'amante rimprovera la sua bella di essersi scordata a casa l'ombrello, e qui mi hanno, se sono scordati, mi hanno fatto saltare intere righe, ecco, di essersi scordata a casa l'ombrello. Questo è l'esempio, dicevo, di parodia ludica, questa di Luciano Folgore, ma la stessa poesia di D'Annunzio è oggetto di una poesia, di una parodia seria da parte di Montale. Il poeta della razza di chi rimane a terra rifiuta di lasciarsi andare all'avventura estetizzante, alle seduzioni dell'irrazionale. È proprio in antitesi a D'Annunzio, la poesia di Montale. La parodia si intitola Piove, Piove ed è del 69, poi entra in satira nel 71. Il titolo Piove, voi siete giovani, non lo ricordate, ma è il titolo di una canzone del 59, Piove, un successo popolare di Domenico Modugno, e di Satura di Montale. Piove è uno stillicidio senza tonfi di motorette o strilli di bambini. Piove da un cielo che non ha nuvole. Piove sul nulla che si fa in queste ore di sciopero generale. Siamo nel 69, siamo nel periodo dei sommovimenti popolari. Piove non sulla favola bella di lontane stagioni, ma sulla cartella esattoriale, sulla durezza del. Piove sugli ossi di seppia, ci mette anche la sua. E sulla greppia nazionale. Questo è straordinario. Gli ossi di seppia in rima con la greppia nazionale. Siamo nel 69. Dal 67, come sapete, Montale è stato fatto senatore a vita dal presidente di allora, che era Saragat. Piove sulla Gazzetta Ufficiale, quindi siede in Parlamento, qui dal balcone aperto, piove sul Parlamento, piove su via Solferino, continuava a collaborare al Corriere della Sera. Corriere della Sera. Piove senza che il vento si muova le carte. Piove in assenza di Ermione, se Dio vuole. Lontana quella evasione irrazionale, quell'incantamento irrazionale di quel tipo di poesia. Io sono, dice Montale, per un altro tipo,
un altro tipo di poesia. Un altro esempio ancora. Abbiamo visto Carducci, abbiamo visto D'Annunzio. Guardiamo un altro importante poeta, maestro in aria ermetica, Salvatore Quasimodo. E Gino Patroni, chi gli fa la parodia? È un rovesciamento parodico. La poesia è una famosa poesia di Salvatore Quasimodo, molto breve, ed è subito sera. Ognuno sta solo, sul cuor della terra, trafitte da un raggio di sole. Ed è subito sera. Ognuno sta solo, sul cuor della terra, trafitte. Subito sera. Sono tre versi, vedete, rastremati e intensi, risalgono al 1930, che esprimono la solitudine del Dio. Ciascuno, ognuno sta solo, spettatore impotente, chiuso in se stesso, di fronte al dolore dell'esistenza, di fronte alla vita che fugge e precipita, al tempo che precipita ed è subito sera. Una condizione di fragilità, di paura, insieme privata e collettiva di un'intera generazione che risuona come anche appressamento alla morte, questo farsi subito sera è come la fine di un mondo, come presagio di una fine imminente. E infatti il titolo di questi versi, poi nel 1942, diventa titolo di una raccolta nel 1942 e siamo davvero in prossimità della fine di un mondo. La guerra è già iniziata. Questi versi sono prima della guerra. Poi, quando diventa il titolo del libro, la guerra è già iniziata e sta per essere è una catastrofe. Versi molto belli, famosi. La parodia viene da Gino Patroni, che è uno scrittore ligure, e vedete. È un epigrammista, lui più che poeta proprio, è un epigrammista, è autore di libri curiosi, come Un giorno da Beone, non da Leone, da Beone, con prefazione di Mario Soldati, Una lacrima sul Grisolo del 73. Il Grisolo, sapete, ricordo Manzoniano, è un tributo al manzonismo nazionale, però io ricordo che Una lacrima sul viso era, Petroni ha sbagliato, è Patron, era una canzone popolare negli anni 60 di un cantante che ancora è attivo come Bobby Solo. Altri titoli, Crescete e mortificatevi. Vedete, allude e poi c'è la smentita. 20 anni di moltitudine, che è ricalcato sui 100 anni di solitudine. È un famoso libro di Marcus del 67, Storia lampo del fascismo con molti scopi, il foraggio, non il coraggio, il foraggio di vivere, viene in mente la greppia nazionale di Montale, la vita è una malattia ereditaria. Ecco, va bene, vediamo il travestimento, la parodia del subito sera, ed è questa, mensa popolare, ognuno pranza solo alla mensa. Una zuppa di verdura ed è subito pera. Che è anche divertente. E le cronache dicono che l'ombroso Quasimodo sia proprio uscito dai gangheri, che sia molto arrabbiato per questa pera che gli è rimasta sullo stomaco, che gli è rimasta indigesta. Ha fatto male a indignarsi, perché essere oggetto di parodia, come ripeteva sempre Carducci, vuol dire essere popolare, essere noti. Guardiamo la caricatura. La parodia come caricatura si fonda sulla tecnica del rispecchiamento speculare, come dicevo nella premessa. C'è un grande, ecco, parodista che è Paolo Vitafiz, che è autore dell'antologia Apocrifa. Se il ricalco, imitare, se l'imitazione, il ricalco è perfetto, allora ci troviamo di fronte a un falso. E Vita Finzi ha fatto dei falsi straordinari, di Trilussa, bellissimo. Sapete, i nostri grandi scrittori
hanno scritto Pardini, Manzoni, Parini, sono tanti. Leopardi poi è un bravissimo falsario. Il capitolo di Leopardi è affascinante, mi piacerebbe parlarne, perché lui è un falsario bravo e è stato anche oggetto di falsi. Sapete che in alcune antologie di oggi, di testi, edizioni dei canti, ci sono dei falsi attribuiti, che sono considerati testi leopardiani, ma non sono testi leopardiani. Sarebbe interessante parlare. Ecco, Paolo Vita Finzi è bravissimo nella parodia come caricatura. Il segreto nella, questo tipo di parodia sta nell'azzeccare, nell'indovinare lo stile dell'autore che vogliamo parodizzare. Ecco, scrive, vedete, dice, il fatto è che ci sono le serrature alla buona, dove si entra subito con la prima chiave del mazzo, dice Vita Finzi. E poi ci sono le serrature complicate, quelle inglesi a molla, a segreto, più difficili da aprire, più appassionanti. Allora, imitare quei poeti più difficili. Questo, guardate, sono l'antologia apocrifa. Ora, qui ci sono delle indicazioni bibliografiche, ma Paolo Vita Finzi è davvero un grande, guardate come ho scritto qui, dilettante di letteratura. Per me dilettante è molto positivo, come svevo. Si considera un dilettante, come Michelangelo, un dilettante. Lui professionalmente è un ambasciatore, ecco, è un ambasciatore, console italiano, è stato ad Algeria, in Argentina, ma letterato, raffinatissimo. Dell'antologia apocrifa ci sono quattro serie, quattro edizioni, ogni volta con testi nuovi, dove però vengono sempre ripubblicati anche i testi precedenti. L'ultima è del 78, ecco, l'antologia apocrifa del 78 è quella completa. Sono 50, 50 sono. Ci sono alcune di Trilussa, sono bellissime. E dice Paolo Vita Finzi nella premessa che Trilussa gli ha suggerito a lui un mutamento metrico importante. Trilussa ha detto: guarda, lì devi correre. Rifare il verso di chi ti rifà il verso è veramente il colmo della buona grazia. Aveva un signore, Paolo Vita Finzi. E qual è l'autore che vediamo? Ah, questo è di Pirandello, che è uno scherzo. È la donna dal fiore al naso. Un brufolino. Che cos'è in fondo un brufolino? Un'escrescenza minuscola, un puntino rosso. Con un puntino bianco in cima, cosa davvero da non preoccuparsene più che tanto. L'uomo da però mi vorrei fermare invece su Pascoli, su Pascoli. Entrare nel laboratorio di Pascoli sembra facile, ma non è facile, non è facile. È facile anzi cadere nel ridicolo a voler imitare Pascoli. Allora, prendiamo l'originale, prendiamo un testo pascoliano. Non so se vi piace, per me questo è un testo che mi incanta. Leggermente, udì tra il sonno, leggermente, e il suono delle zampogne, questo paesaggio di campagna, sera natalizia. Ho udito un suono di ninna nanna. Ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumi nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ciaramelle senza dir niente. Hanno destata nei suoi tuguri tutta la buona, povera gente. Le pie lucerne brillano intorno, là nella casa, qua sulla siepe. E questo brulicare di luci in questa notte magica, sembra la terra prima di giorno, un piccoletto grande presepe. Nel cielo azzurro tutte le stelle paiono restare come in attesa, ed ecco alzare le ciaramelle il loro dolce suono di chiesa. È una regressione infantile, il mondo visto con gli occhi di un bambino, e sono occhi incantati. Suono di chiesa, suono di chiostro, suono di casa, suono di culla, suono di mamma, suono del nostro dolce e passato piangere di nulla. Dietro l'apparente semplicità sono accuratissime quartine di quinari doppi a rime alterne. Pascoli è un tecnico straordinario. E la cadenza cantilenante, flebile
e quasi assopita a seconda una condizione crepuscolare intorno a lei, da cui scatta proprio all'antico e salmodiante suono delle zampogne la rievocazione dolce e amara della fanciullezza lontana, dell'innocenza, della fanciullezza che è anche fanciullezza e innocenza del mondo e del genere umano, proprio è come un ritorno in un mondo, in mondo incontaminato, è un incanto. Ed ecco la parodia di Paolo Vita Felice. Oggi ho impastato le caramelle d'erba trastulla, gocce di miele, raggi di stelle, lievi che sembrano fatte di nulla. Imita perfettamente lo stile pascoliano e mette in questo collage diversi tutti gli ingredienti tipici della poesia pascoliana, colto alle bacche sulla pendice presso la torre di San Mauro, del rivo a specchio, tratto la scorza dalle nerici nei praticelli di Castelvecchio. D'ogni sapore, d'ogni profumo, messo un poco senza far torto, pulpa di pesche, spire di fumo, voci di bimbi, brusio degli orti. E vo' mischiato rose e mortella, zirli di tordi, anche questo è tipico, fiocchi di neve, l'erica, il vischio, la pimpinella, e il blando e uguale suon della pieve. Poi, con lo zucchero sciolto nel pianto, questo è un capolavoro, lo zucchero sciolto nel pianto, coperto il nocciolo d'ogni pastiglia, li asciuga il vento del camposanto che fra i cipressi freme e bisbiglia, mentre singhiozza da presso il rivo, fra il gracidare delle ranelle, dolce è il mio piangere senza motivo assaporando le caramelle. Volete ribes, menta, lampone, gusto di fragola, gusto d'arancia, son dolci e acidule quelle al limone, come le lacrime lungo la guancia. C'è la cedrina, ci sono le more, c'è l'amarena, c'è il ratafià, e chi le succhia, il finale è grandioso, sente nel una dolente felicità con questo ossimoro tipicamente pascoliano, imitato. Quindi è una parodia anche affabile, cordiale. Cordiale è anche il ridicolo che può penalizzare il parodista, qui è evitato davvero con eleganza. Lo schema metrico è identico all'originale, il ritmo, la cadenza, la musica flebile e dolcissima. Il testo esibisce un formidabile collage di lessico, immagini, temi, motivi, luoghi cari alla poesia pascoliana. Parodia duplice, che consacra con cordialità la maestria del modello. E insieme lo prende un po' in giro, ne banalizza ovviamente il significato con crudele ironia. L'erba trastulla all'inizio era già usata in Parini, nelle fandonie, poesie. Andando avanti, vedete, ora però il tempo manca, qui non mi posso fermare come vorrei. Giovan Battista Angioletti è uno scrittore importante. Ha scritto questo, Divertimento il narratore. La caricatura qui non è nei confronti di un autore, ma di una tendenza, una moda letteraria. Questo è significativo perché ha descritto una scenetta, una scenetta. La stessa scenetta viene ripetuta in stili diversi. Una scenetta in prosa, secondo le mode che si sono susseguite negli anni 20, 30, 40, 50 del Novecento, le mode nel romanzo italiano. E lui ha modificato quella scenetta in stili diversi. Maestro, maestro. Ora non c'è tempo di vederlo con calma. Questo è il libro dove, vedete, la medesima situazione è riproposta in sei differenti registri. Beh, leggiamo un po' velocemente. In verde le ho numerate e sotto dico il movimento, il gusto a cui rinviano. Mio nonno, buonanima, attaccava la bigia al calessino e con un allegro schioccar della frusta imboccava la strada maestra tra la nebbiolina pungente dei campi. Questi sono gli echi del bozzettismo neonaturalistico negli anni 20. Poi si afferma molto, domina il gusto d'annunziare. Il mio avo, nella foschia perlata di quei fulvi mattini, aizzava la giumenta al trotto tra un dorato delirio di ranuncoli sulla strada bianca come i miei sogni adolescenti.
L'aura poetica evocativa sull'Ariana è Proust, è la memoria, l'evocatività memoriale. Non ricorderò di quei tempi favolosi se non la grande ombra felice di mio nonno. E poi il parlato sprezzante della narrativa americana. Negli anni 30 Pavese e Vittorini tradurono gli americani. Il nonno era sporco e bavoso. Lui mi disse: attacca la bestia, scemo. Io gli dissi: me ne strafotto io. Bene, lui mi disse, sputò il suo catarro per terra, e così via. E poi il dettaglio documentario neorealistico, la puntigliosità del dettaglio. Alle 5 in punto del mattino Andrea B., mio nonno materno, attaccava il cavallo, mette anche il nome del cavallo Ferrante al carrozzino, saliva sul carrozzino in questione per specificare, si copriva le gambe con una coperta di lana scozzese a scacchi neri e viola. Il dettaglio documentario neorealistico. E poi il gergo della protesta populista. Anni 50. Mio nonno, lui ce l'aveva il calessino e andava a portare i soldi alla banca in città, che gli davano l'interesse. Era spilorso mio nonno e sfruttava i contadini. E quindi c'è tutto il discorso su questo della protesta populista. Il pezzetto è lo stesso, variano a seconda delle mode del momento. Queste sono le varie mode del momento. Ecco, per ora conclude Angioletti nel 53, del 53 questo divertimento. Siamo a questo punto, ma non mancheremo di informarci sulle ulteriori evoluzioni dell'arte narrativa di questo scrittore. Intanto lo stanno traducendo in boemo, che è molto bello, anche oggi si legge, dice, è stato tradotto in 200 lingue, e 200 lingue. Per chi volesse continuare il gioco, i 70 anni che da allora sono passati offrono non pochi spunti di divertimento e di ironia. Ecco, siamo ai giochi di parole. E quindi sto concludendo, perché ecco, i giochi di parole è una tipologia che ha una sua ricca tradizione, però si è affermata, direi, specialmente negli ultimi decenni, con la svolta del postmodernismo, del postmoderno, con Umberto Eco. Umberto Eco è il grande maestro del postmoderno, della letteratura come evasione e come gioco. È bravissimo in questo, però voglio dire, non nasce con lui, questa è una tradizione anche precedente. Sui titoli e sul gioco di parole sui titoli sono tanti, tanti. La disfida di Burletta è del 49, se si fa la disfida di Barletta, di Baselio, la cacciuccata delle Celie del 13, se si fa la scena del Biff di Saint Benedict del 1909, insomma sono esempi famosi. Il titolo d'Annunziano, l'Isaotta Gutta d'Auro, che poi diventa l'Isotteo e la Chimera, fu parodiata da Edoardo Scarfoglio, che era il marito, come sapete, della Serao, con Risaotta al Pomidauro. D'Annunzio ha avuto a che fare, l'hanno fatto tribolare con le parodie, tant'è vero che poi un'azione giudiziaria contro Edoardo Scarpetta, che era autore di Un figlio di Iorio, così in dialetto napoletano, era una parodia burlevole, burlevole. Si possono ricordare, questo è di Gino Patroni, Crampo notturno di un pastore errante per l'Asia, il titolo è Reumatismo leopardiano. Oppure stanco di vivere si butta dalla finestra, suicidio di insetto. Per Manzoni questo non è male, sì, sono tutti vicino patroni. Signorina, passo a prenderla stasera, titolo Un monatto, innamorato. Per Carducci sta Federico Imperatore in coma. Per Pavese verrà la morte, avrai i tuoi gnocchi, titolo Infarto in trattoria. Qui però siamo, ripeto, allo scherzo, sempre vicino patroni, il ghetto. Con gli stivali, titolo SS a Varsavia, è un gioco nel quale, dicevo, eccelle Umberto Eco, con esempi anche recenti, la certosa di Parmalat, legata allo scandalo della Parmalat, il prete Bullo, romanzo di Gianni Baget e Bozzo, con riferimento al prete Bello di
Nessuno 500.000, in occasione di una manifestazione sindacale sui diversi dati trasmessi dalla questura, uno, dal governo, nessuno, e dagli organizzatori 500.000. Ma questa bella parodia, questa bella caricatura di Pirandello. Il barbone rampante, l'abbiamo già visto, il cavaliere insistente, i promessi spasimi. Aspettando Godot, questo non è male, dove si allude a Beckett, oppure anche il burino del Po, il burino del Po, questo è Bacquelle, il famoso autore del famoso Il mulino del Po, il grande romanzo di Umberto Bossi, questo è Umberto Eco, e via così, questo è il grande Umberto Eco, campione postmoderno della letteratura come gioco e come invasione. E per concludere così, ma Umberto Eco è straordinario nell'invenzione dei giochi, il gioco dell'ircocervo, ecco, questo è un altro gioco, solo un paio di minuti poi vi lascio. Il gioco dell'ircocervo bisogna fondere insieme il nome di due personaggi noti, in modo da assegnare al nuovo personaggio, quello che è il risultato della fusione dei due, un'opera inedita che ricorda alcune caratteristiche dei due personaggi originali. Per esempio, Tommaso Campanile, autore di Ma che cos'è questa città del sole? C'è Tommaso Campanella, autore della città del sole, e Achille Campanile, Ma che cos'è questa moglie? Il gioco è questo. Agatha Christie, 12 piccoli apostoli. Arthur Rambo, uno stallone all'inferno. Cesare Pavesi, biscotti dei paesi tuoi. Daniello Bartali, famoso settore argentino. La Cina in bicicletta con Bartali. Danton Alighieri, Guelfi e Giacobini. Edgar Allan Poe, racconti del mistero buffo. Edoardo De Filippide, e questo è Filumena Maratona, invece di Maratona. Federico Cellini, La dolce vita di Cellini. Filippo Tommaso Ungaretti, Il dolore. Fyodor Dostoevskij, Guerra e Castigo. Fred Asterix, De ballo, Gallico. Gabriele Pannunzio, che Pannunzio è il direttore del Mondo, La fiaccola sotto il mondo. No, non male, Ugo Foscolo. Ugo Fo, il sepolcro che ride, l'uomo che ride, il sepolcro. Ilona Stalin, il culo della personalità, questo però non è male. Ippolito Svevo, la coscienza di un ottuagenario. Pierpaolo Petrolini, le ceneri di Nerone. Pierpaolo Pratolini, Pierpaolo, ceneri di poveri amanti. Primo Zevisi, questo è un duomo. Sam Benelli, la cena di Tex. San Tommaso d'Aquino e la Summa Mafalde. Ecco fatto, e qui mi vi auguro buone letture di qui mi fermo. Ecco, abbiamo qualche minuto. È stato, ma non solo non è stato uno scherzo. I giochi di parole non per nulla diventano molto presenti nel postmoderno, quando la letteratura è considerata davvero uno svago e un divertimento ed è letteratura d'evasione. Ma altrimenti la parodia di suo, come ho cercato di dire fin dall'inizio, proprio educa a guardare la realtà da un'altra prospettiva. Ci sono domande, Erika? Sì, guardi, innanzitutto grazie professore per questo divertente webinar anche. Guardi, una domanda appena giunta su Eco, se lo possiamo definire il giocoliere dell'intelligenza, soprattutto per l'uso sapiente del gioco dell'ircocervo. Certamente, l'intelligenza di Umberto Eco è impressionante, con le parole davvero riesce a fare di tutto, ha tradotto al rovescio Dante, è davvero un grandissimo giocoliere.
E come collocare Gozzano in questa serie, le chiedono? C'è parodia nei suoi versi? In Gozzano? Sì. Certamente che c'è parodia, ci sono dei versi, dei componimenti di Gozzano che poi lui non ha introdotto nei colloqui, non ha introdotto nelle sue raccolte. C'è per esempio l'ipotesi, quando lui immagina di aver sposato la signorina Felicita, è un testo secondo me straordinario, di un grande divertimento, dove c'è, ma non solo divertimento, quando dico divertimento, proprio mi riferisco anche a questo sottofondo conoscitivo, mi raccomando. Dove c'è la parodia dell'Ulisse, di Dante e dell'Ulisse che era stato riproposto in Maia da D'Annunzio nel 1903, nella Laus Vitae, e certamente Gozzano, ma davvero, ma gli autori che sono autori anche di grandi parodie, dico Parini, Manzoni. Ha scritto delle parodie di Metastasio, delle parodie di Tasso, Palazzeschi. Palazzeschi è un grande autore di parodie, ha fatto le parodie ai Promessi Sposi. Voglio dire, è un tipo di scrittura coltivata anche dai grandi scrittori. Ed è così una forma di diporto, ma sempre un diporto che trasmette conoscenza. Come cercavo di Erika, c'è qualche altro punto? Guardi, se vuole rispondere a una domanda che le chiede che ruolo assume in questa tipologia di letteratura Dario Fo. Beh, Dario Fo, non per nulla è un Nobel, è un Nobel. Il mistero buffo è i testi di Dario Fo, perché molti dicono lui è soprattutto presente sulla scena, è un improvvisatore, ma i suoi testi sono notevoli. C'è una grande affabulazione, c'è una grande invenzione linguistica, una grande invenzione formale, c'è questa lingua che viene creata praticamente o ricreata. Dario Fo è una figura importante, indubbiamente, e che appartiene a una tradizione significativa della nostra cultura, della commedia dell'arte, proprio degli autori di piazza, ecco, fin dal Medioevo. Guardi, un'ultima Certo. Sì. domanda che mi è stata posta, anzi riproposta, una riflessione tra parodia e umorismo di Pirandello. Una riflessione tra parodia e umorismo di Pirandello. Ora, l'umorismo di Pirandello è davvero una cosa diversa dalla parodia, perché l'umorismo di Pirandello è davvero una chiave per interpretare, decifrare la realtà che abbiamo intorno a noi. Ed è una chiave che lui applica. È un metodo conoscitivo che si applica alle novelle, al teatro. Ora, la parodia è, come dire, più specifica, non ha questa estensione, anche questo valore. La parodia di solito si riferisce a un modello, a un autore, a un testo, il quale deve essere riconoscibile, ecco. E si trasmette valore conoscitivo contestando e lavorando su quel modello. Ora, l'umorismo non si rifà, ma è una chiave interpretativa della realtà, quindi è un metodo per leggere il mondo, ecco. Mentre la parodia ci si riferisce a un modello, è una cosa un po' diversa. Grazie, professore.